appuntamento con le notizie delle 13.30. Tina Charles, I love to love, I love the basket, the bakery basket. La mettiamo all'americana, facciamo What's America oggi con Giovanni Lunghini, vice allenatore della bakery Piacenza. Benvenuto a Radio Sound, Giovanni. Vieni pure qua vicino, vieni vicino a zio Cici qua, perché sennò non ci sentono. Anzi, guarda, cosa che ti devo dire prima fuori onda, te la dico in onda, avvicinati al microfono quando parliamo, dove sei vicini, capito? Te che coppie che faccio, che roba veramente stupenda. Cinema allo stato puro. Allora, Giovanni Lunghini, vice allenatore della Becchi di Piacenza, nonché allenatore dell'Under 20, sempre della Becchi, giusto? Perfetto. Allora, da dove partiamo? Dalla Over 20 o dall'Under 20? Partiamo dall'Over 20. Dall'Over 20, ecco, partiamo con delle, tra l'altro, delle belle notizie, perché la Bakery è reduce da una bella vittoria a Rimini dopo quell'inghippo che c'è stato settimana scorsa con il problema del tabellone, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo già parlato, tema già andato via. Guardiamo l'ultima di campionato, insomma, questa bella vittoria che arriva anche in un momento giusto, dai. Diciamo che volevamo fortemente questa vittoria e finalmente si è tornato a parlare di pallacanestro dopo una settimana di extra basket nella quale noi abbiamo potuto mettere tutte le energie e tutte le risorse che avevamo in palestra per allenarci, per far quadrato col gruppo, con la squadra, con lo staff tecnico, in maniera tale da farci trovare pronti poi a Rimini, dove abbiamo fatto una prestazione davvero maiuscola di squadra, con tutto il collettivo, una partita veramente importante. Può esserci stato tra gli ingredienti di questa vittoria anche una sorta di pizzico, tra virgolette, di rabbia come marcia in più dopo appunto questo episodio in campo a Rimini, che può aver aiutato per questo risultato? Guarda, io conoscendo i ragazzi dico che questo secondo me è una conseguenza, ma è la conseguenza del lavoro che stiamo facendo in palestra dal 17 di agosto. È un gruppo che si allena sempre, un gruppo che si allena con voglia, un gruppo che non sottovaluta niente, un gruppo che nei minimi dettagli è pronto a sfidare qualunque tipo di avversario. E quindi questo è stato semplicemente il frutto del lavoro duro in palestra e di un grande gruppo che ogni giorno lavora forte per ottenere dei risultati. Ecco, mi pare sia andata bene anche per quanto riguarda la tua Under 20. La mia Under 20, in questo caso ho dovuto sostituire il coach, che è Stefano Bizzozzi, per un piccolo intervento che ho dovuto subire. E abbiamo fatto una partita gagliarda contro una formazione ostica come Cantù, giocandola alla pari per due quarti e mezzo. Purtroppo abbiamo subito il parziale iniziale, dove loro purtroppo il gap fisico è troppo alto, però sono contento della prestazione dei ragazzi perché hanno messo in campo quello che potevano. Sì, è andata bene come prestazione, magari non come risultato, però insomma come prestazione siamo contenti. Come coach sei soddisfatto. Molto bene. Grosci Giussi Ferreri? Sì, diciamo che oggi è il tormentone della radio, diciamo, quindi mi capita spesso. A Baby K, Roma Bangkok. Vestito in fretta perché ho voglia di parlare. Con Baby K, Giussi Ferreri e anche Giovanni Lunghini. Oggi abbiamo fatto questo viaggio con te, Giovanni, sei contento? Alla grande, grazie, ecco. Qui, grazie a tutti e speriamo che ci ascoltino in radio tanti, ecco. Ah sì, no, devono essere tantissimi. Adesso facciamo l'appello di tutti i tifosi della Becca di Piacenza, li citiamo uno a uno, ne vogliamo tanti, finiamo l'elenco dopo domani, praticamente sono così tanti che ecco. No, volevo salutare anche, perché lui è contento di essere nominato, contentissimo sempre, Luca De Micheli, e lì sorride, va, che bel sorriso che fa. E là dall'altra parte del vetro a giocherellare con la telecamera, però no, è importante, perché poi tutte queste immagini vengono poi riproposte sul canale YouTube della Becchi di Piacenza, quindi vedono i nostri faccioni oltre a sentire le cose intelligenti che stiamo dicendo. Esattamente. Ecco. Che non fa mai male, diciamo, dai. Poi a proposito di cose intelligenti, voglio salutare anche Andrea Crosali, che ci sta ascoltando, redazione di Radio Sound, lui si occupa appunto di sport, si è raccomandato, mi raccomando, salutami Luca e Giovanni, però Luca ha detto no, assolutamente Andrea Crosali non va salutato in diretta. Il nostro grande speaker, che saluto. Ecco, allora, dopo questa bella girandola di saluti incrociati, incrociamo un po' le tue due carriere, Giovanni, perché tu in questo momento ti stai trovando a vestire i panni di un doppio ruolo, vice da una parte, coach dall'altra, chiaramente situazione pro tempore, certo. Però come ti stai trovando in questa temporanea doppia veste? Ma diciamo che intanto con Stefano abbiamo un rapporto unico, sia in campo che fuori, dove comunque c'è tanto confronto, c'è tanto lavoro, c'è tanto scambio di idee, e quindi dopo trasportare questo sul campo è molto più facile. Appunto siamo un grande staff che lavoriamo di staff,
col presidente che non ci lascia mai, che è sempre presente in tutte le nostre vicissitudini, in tutti i nostri discorsi, che vuole essere coinvolto come giusto che sia, perché comunque siamo una squadra, Ti faccio una domanda difficile, ma il presidente interviene anche quando fate la formazione? Guarda, direi di no, però il coinvolgimento che lui ha, la passione che lui ha, la voglia di vincere che lui ha, è un esempio per tutti quelli che fanno sport e che ci mettono la faccia soprattutto a fare sport, che oggi non è da tutti. E con questa affermazione ti sei garantito un altro triennale? No, scherzi, ci mancherebbe vede che sono cose che sentite. Tra l'altro, questo tema del gruppo, della vicinanza, del presidente, della società, della squadra, del team, è una costante che in questi incontri che stiamo facendo con voi il mercoledì rimane e si ripete tutte le volte confermandosi. Forse è un'arma in più per la Bakery, no? Secondo me è un'arma in più, perché comunque per la mia esperienza posso dire che il gruppo non è solo il gruppo squadra, giocatori che vanno in campo, ma è il gruppo lo staff, è il gruppo, sono gruppi tifosi, è il gruppo lo staff medico, e quindi alla fine per essere una grande società c'è bisogno di tutti questi ingredienti, nessuno escluso, ecco. Perfetto, allora tutti gli ingredienti al punto giusto, anche all'interno di Sound Kitchen, questa cucina a 360 gradi dove sei ospite oggi. Perfetto. Quindi ci sono pentole, piatti, forchette, cioè di tutto. Ecco, mettiamo al suo posto anche il piccolo pit stop che dobbiamo fare adesso, torniamo tra un attimo con Matt Con e la sua Keep My Cool, e ovviamente sempre con noi Giovanni Lunghini. Radio Sound con la novità, il New Sound, MadCon, Keep My Cool, sempre in compagnia di Giovanni Lunghini, vice allenatore della Bakery Piacenza, nonché allenatore pro tempore della Under 20 della Bakery di Piacenza, sempre ovviamente. Giovanni, allora, fare i puntati sul campionato, siete reduci dalla vittoria di Rimini, ma siete già attesi da una sfida impegnativa questo sabato alle 21, Pala Bakery di Piacenza, vi attende il match interno con Torino. Esatto, allora sabato intanto vi invito tutti i nostri tifosi e non a venire al palazzetto sabato alle 9 per venire a vedere la partita nostra della prima squadra contro il Cus Torino. È una squadra che cerchiamo di affrontare serenamente, come abbiamo sempre affrontato le altre partite, consapevoli di una squadra giovane, una squadra che giocherà la Garibaldina, una squadra che vuole correre, però noi vogliamo continuare a allungare la nostra striscia in un campionato dove non abbiamo mai perso, vogliamo continuare questa striscia in modo tale da essere ed avere più impegno e soprattutto più tenacia per continuare questa serie. Quali sono le difficoltà in particolare di questo, cioè le difficoltà di questo match, l'aspetto sul quale stare maggiormente attenti su Cus Torino? È una squadra giovane, è una squadra che ha un giocatore di categoria superiore, è una squadra che ha una tipica impronta di settore giovanile, è una squadra che, come tutti i giovani di questo campionato, vengono a Piacenza senza niente da perdere e quindi non hanno pressioni, finora hanno raccolto solo 2 punti in campionato, vengono a Piacenza senza pressioni, quindi noi dobbiamo cercare di fare la nostra pallacanestro, una pallacanestro pulita, fatta di fisico, fatta di tanto lavoro difensivo e soprattutto di tanta corsa. Tu hai una doppia veste in questi giorni e quindi ti chiediamo anche il prossimo impegno, questa volta parliamo di una trasferta dell'Under 20, Bakery Under 20, attesi dal match sul campo dell'Armani Milano. Lunedì ci aspetta un altro impegno contro una nobile del basket italiano che è l'Armani Jeans, giocheremo al Palalido alle ore 20, un match dove sinceramente chiederò ai ragazzi di dare il 100% in campo, su un campo glorioso, contro una squadra gloriosa. Ci saremo, cerchiamo di fare bene come al solito, di crescere. Per noi l'Under 20 vuole essere un campionato di sviluppo, un campionato di crescita, dove i nostri giovani, soprattutto quelli arrivati dalla prima squadra, riescono a trovare minuti importanti, e poi quello di divertirsi, che è fondamentalmente l'obiettivo di tutti, ecco. In una battuta, come si dice di questi tempi, in un tweet, è giusto dire che la Bakery ha sempre gli occhi della tigre? La Bakery deve avere sempre gli occhi della tigre, soprattutto in campo la domenica, ma anche durante gli allenamenti, in qualunque momento in cui si parli di Bakery è giusto avere gli occhi della tigre. E allora guardate cosa ti abbiamo preparato, sta pronto, guardate, senti.
È la nostra. Ma fate anche voi le corse gridando Adriana come faceva Silvestre? Ancora no, però ci arriveremo a fare anche quello. Con calma ci arriveremo. C'è una bella scalinata qui a Piacenza, perché io non sono di Piacenza. Una scalinata lunga però in salita. Così se non ce la troviamo. Grazie mille a Giovanni Lunghini, ancora in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti della PEC di Piacenza. Grazie ancora, ciao Giovanni. Grazie, arrivederci e buona giornata a tutti.